Buongiorno a tutti dalla Sulamandica.com. Allora, se vi sono piaciute le Virtuoso, le Odyssey e le Memento Mori, non potete farvi mancare le Art of Cardistry, da oggi in vendita sulla Sulamandica.com. Come si può intuire facilmente dal titolo, già sono carte studiate per il Cardistry. In effetti il tipo di colori, il tipo di forme utilizzate sono molto vivaci, sono molto appariscenti, sono molto piacevoli da vedere mentre girano le carte nelle vostre mani. Dunque, partiamo dall'astuccio che riprende queste forme con una specie di V bianca da una parte e dall'altra, la scritta Bocopo rappresentata da questa B, che se vi ricordate è la casa produttrice delle Blue Steel, tanto per capirsi. E già troviamo sull'astuccio, che è disegnato quasi interamente, queste forme, questi colori che sembrano quasi dei cristalli di ghiaccio, di colori freddi, verdi, blu, gialli, che ricordano parecchio, diciamo, quelli utilizzati per le Memento Mori come disposizione. Questi stessi colori vengono ripresi sul dorso delle carte. Possiamo notare un bordino leggermente di qualche millimetro più spesso di quello solito. E ora andiamo a vedere anche le facce delle carte stesse. Comunque, carta rigida, molto simile come qualità a quella del Blue Steel, ottime di per sé, buone per il Cardistry, sono state studiate proprio per quello. Un bel colpo d'occhio sulle carte, i colori utilizzati, come potete vedere, variano da una tonalità di azzurro per le carte nere, una tonalità rosata per le carte rosse. Nel particolare abbiamo uno e due Joker, proprio uno con i colori delle carte nere, uno con i colori delle carte rosse. Partiamo con un bellissimo asso di picche che sembra quasi una pietra preziosa appoggiata su un piedistallo a piramide. I semi sono stati ristudiati, l'indice è quello classico, ma appena sotto potete vedere come le picche non siano quelle standard, la disposizione sì, ma sono, diciamo, ritagliate proprio come pietre preziose. Arriviamo quindi alle figure. Quelle di picche sono veramente molto belle, sempre questa tonalità che va dall'azzurro al verde, al blu scuro. E è quasi una forma unica le figure in questione, eccole qui. Sembrano quasi quasi degli studi cubisti di Picasso, molto belle, molto artistiche. Assi, come possiamo vedere, molto grandi, anche questo sembra veramente un rubino. Possiamo andare a vedere le carte, che hanno questa tonalità che invece va dal rosato fino al giallo, passando per l'arancione. Anche in questo caso molto belle sempre le figure a composizione unica. I fiori, anche qua potete vedere come sono state ridisegnati proprio i simboli in maniera più grande, visibile e marcata, dunque molto molto indicati per il Cardistry. Bellissimo anche l'asse di fiori, le figure di cuori, e arriviamo rapidamente al fondo del mazzo. Eccolo qua, un'altra splendida pietra preziosa per voi, l'asso di cuori, anche questo molto. Dunque, un mazzo sicuramente appariscente, ricco di colore, di contrasti, molto pratico appunto per il Cardistry, perché vi fa fare sinceramente una bellissima figura. Sono molto appariscenti come carte, anche molto belle proprio da vedersi. Per cui mi raccomando, Art of Cardistry, per tutti gli amanti di questa disciplina della cartomagia, raccomandiamo questo mazzo della Bocopo. Dunque, in vendita, ricordo, su lassolamandica.com. Vi lascerò i link in descrizione per arrivare dritti dritti sul mio store per acquistare questo magnifico mazzo in tiratura limitata per voi, Art of Cardistry. Ragazzi, questo direi è tutto, per cui vi ringrazio, vi saluto e alla prossima!